Aitawa a rapporto. Qui Aitawa, mi sentite? Rispondete. Sì, Aitawa, forte e chiaro. Bene, sono qui fuori. Per ora non c'è traccia del professor Peril. Non tema, colonnello. Con i ragazzi in blu le scarpette di diamanti non spariscono più. E se il professor Peril si fa vedere, ci pensiamo noi. Bene, quelle scarpette sono un ricordo di famiglia. Mia madre le calzava al suo matrimonio e sua madre prima di lei. Si pensa che portino fortuna a entrambi gli sposi. Al diavolo la fortuna, valgono 10 milioni di dollari l'una. Oksamoni! La sposa sta arrivando e io la seguo da vicino. Ecco la mia cara Samantha. Che belle quelle pantofole da casa! Al professor Peril piacerebbe un mondo scaldarsi di toni con quelle. Non solo mi piacerebbe, ma è esattamente quello che farò. Mi dispiace rovinare questa allegra cerimonia, ma è tanto che aspetto questo momento. Si è preso la mia sposa! Arrestate quel delinquente! Ok, ragazzi, si gioca a guardia e ladri. Rassegnati, ragazzino. Nessuno riuscirà mai a catturare il professor Perry. Ah, sì? Ebbene, questa ragazzetta ci proverà! Ah! Mi sei caduta tra le braccia, Ux. Lasciami andare! Puck, ci sei ancora? Ma certo, sempre ai suoi ordini, professore. Fa presto, porta la ragazza al mio laboratorio. Ci vediamo là più tardi. Non si preoccupi, professor Peril, mi precipito. Che razza di idiota! Fermo dove sei, ti abbiamo in pugno! Ed ora la parte che preferisco, la fuga sensazionale. Eccolo lì, agenti! Non potete lasciarvelo sfuggire! Niente paura, lo falceremo! Deve essere qui in giro. Io penso a stanarlo e lo spingo verso di te. Non fartelo scappare. Ok, Peril, ti abbiamo circondato. Non hai via di scappo. Bene, la trappola ha funzionato. Oh, non mangerò mai più marmellata di mele. Cosa è successo? Dov'è quel barbuto farabutto? Se l'è svignata, ma ha perso qualcosa. Mia cara dolce Samantha, strappata dalle mie braccia da quel pazzo scellerato! Ah, che disperazione! Non si preoccupi, Daryl. Le riporteremo Samantha con la sua scarpetta. Oh, mi sento più sgonfio di una ruota bucata. Per colpa mia il professor Peril è scappato e il capitano Harris ci ha scaricato di servizio qui. Se ti riferisci all'incidente con il tosaerba, scordatelo, hai fatto quello che potevi. Già, forse hai ragione. Dimenticherò i miei guai con le avventure di Sherlock Holmes. Leggi questo annuncio! Kit per tutti gli aspiranti Sherlock Holmes. Proprio così, se fossi un detective, potrei catturare il professor Peril, liberare la sposa e salvare i ragazzi da questa puzza bestiale. La prego, mi lasci andare, signore. Mi lasci tornare a casa dal mio Daryl. Prima devi aiutarmi a recuperare l'altra scarpetta di diamanti. Scriverai una lettera a Daryl Dashing indicandogli dove incontrarti. E se mi dovessi rifiutare di ubbidirle? Ti faremo un bel regalo di nozze con la nitroglicerina ad altissimo potenziale. Sta a vedere, bellezza. Ti piacerebbe ridurti così? Te l'ho detto io. Mio amatissimo Daryl, se desideri rivedermi viva,
Guarda, è arrivato il fai da te dell'aspirante Sherlock Holmes. Fantastico, cappello da Sherlock Holmes, pipa bolle di sapone, lente di ingrandimento, manuale. Stai dicendo che hai davvero intenzione di catturare il professor Perry? Devo, mio buon amico. È il dovere di ogni buon segugio. Bene, da dove dici che dobbiamo cominciare? Elementare, mio caro Sweetjack. Bisogna andare a cercare indizi sulla scena del detto. Mio amatissimo Daryl, se desideri rivedermi viva, vieni al cimitero a mezzanotte con l'altra scarpetta di diamanti e, mi raccomando, niente polizia. Oh, mia povera Samantha, devo fare come mi ha detto. Il mio dolce amore è in pericolo. Non ho alcun'altra possibilità di scelta. Chi può aver rubato l'altra scarpetta di diamanti? Nessun estraneo conosce la combinazione della cassaforte. Ma mi scusi, è proprio necessario. Certamente. Si possono capire tante cose dalle orecchie di un uomo. Per esempio, sono sicuro che lei, signore, non ha rubato quella scarpetta. Ma no, no, naturalmente. E mi dice come l'ha capito. Perché durante il furto il ladro ha usato una candela. E questa traccia appiccicosa che lei ha sulla mano è cerottolo, non candela, signore. Dunque lei sa chi è il ladro? No, ancora. Ma lo scoprirò presto. Perché mi faccio sempre convincere? Potrei essere a casa a innaffiare i fiori. Un incarto di dolciumi! Sapevo che avrei trovato un indizio. Barretta di cioccolato, le ho assaggiate tutte. Ma questa non l'avevo mai vista. Ci siamo quasi, dottor Switchak! Non ha assolutamente senso, non arriveremo a un bel niente. Kitto Switchak, abbi fede, guarda! Esattamente come sospettavo, il qui presente Daryl Dustin Jr. è in realtà il professor Peril. No, non è vero. Sì che è vero, come no? Non puoi negarlo, ti abbiamo colto con le mani nella scarpetta. Devo portarla al professor Peril, è l'unico modo per riveder viva la mia Samantha. Io ho un piano. Ecco, temevo proprio che l'avrebbe detto. Un piano intelligente, ardito, molto rischioso, sì. Cosa aspettiamo? Al lavoro! Ehi, toglimi il piede dalla faccia, non riesco a vedere dove sto andando. Vabbè, scusa! Mi sa che ci siamo. Da questa parte, Dashing, dammi la scarpetta e ti darò la ragazza. Dunque, quando io dirò dai, tu gli dai addosso, ma no! Ehi, tirami fuori da qui! Era una trappola allora. Oh! Torni indietro, mangi a volte il mio piano! Aia! Meglio! La scarpetta! È meglio confiscarla, questa è una prova. Non andrai lontano, Cenerentolo! Oh no, e adesso cosa facciamo? Elementare, mio caro Switchak. Maledizione, pensare che ce l'avevo quasi fatta. Devo recuperare la scarpetta prima di quei due nane rattoli. È questo il posto, professor Peril? Secondo i miei calcoli, la scarpetta di diamanti dovrebbe essere arrivata fin qui. Vuole che mi metta a cercarla, professor Peril? Non scomodarti, Pac, tanto qui non c'è. Deve essere stata indossata da una donna molto grassa. E lei come diavolo fa a sapere? Guarda qui, le si è rotto il tacco della scarpa sinistra e se le mie deduzioni sono esatte, ha calzato la scarpetta al posto di quella rotta. Ecco lì le sue impronte. Deve essere grassa, lo vedi come sono profonde queste orme sulla sabbia? Le tracce portano verso il molo, io vado a recuperare la scarpetta. Se arrivano quei due detective, mandali fuori strada con delle altre impronte. Sarà un giochetto da ragazzi, professore.
farò. Qui il fiume sfocia nel mare, Sed. Già, e se le mie deduzioni sono esatte, questo è un pesce. La scarpetta qui non c'è. Infatti, ma vedo delle impronte. Bene, i gonzi hanno abboccato. Le tracce portano da questa parte. E scommetto che ci portano solo verso altri guai, me lo sento. Io non capisco, Sed, perché qualcuno dovrebbe portare la scarpetta sin quassù? Non dobbiamo capire il perché. Noi dobbiamo trovarla. Seguiamolo, dottor Swishak! Ci porterà dal professor Perry. Salta su! E li ho seminati! La donna grassa calza la scarpetta di diamanti! Professor Perry! Non ora, stupido! Non vedi che sto per riavere la mia scarpetta di diamanti? Sì, ma vedi, professore... Ok, Perry, ti abbiamo in pugno! Ehi, chi ha preso la mia scarpetta di vetro? È stato lui! Sorpresa! Dobbiamo asciuffare quel farabutto! Torna indietro, ladro! Seguimi, lassù, qualcuno ci ama! Sei fritto, professor Perry! Ci scusi, è la cabina sbagliata. No, aspettate, siete poliziotti? Dovete aiutarmi, sono Samantha, la fidanzata di Daryl. Sono riuscita a scappare dal nascondiglio di quell'orribile professor Peril. Perché dovremmo crederle? Perché ho un buon motivo. Vi prego, ritrovate l'altra scarpetta. Devo tornare a casa dal mio Daryl. Va bene, mi allunghi il piedino, Samantha. Aspetta un po', questo odorino mi ricorda vagamente qualche cosa. Molla subito quella scarpetta! Ehi, ho il sospetto che Samantha sia in combutta con Peril. Dici davvero? Se è vero, spezzerà il cuore al povero Daryl. A noi invece spezzerà il collo. Veloce, Uxa! Dobbiamo cercare di superare quella ruota! O la va o mi spacco! Wow! Ho come un grosso cerchio alla testa! Per fortuna eravamo nei paraggi quando quella donna ha denunciato il furto della scarpetta. Ma dove se ne sono andati? Molto interessante, molto, molto, molto interessante, sì. Che cosa c'è di così interessante in un calzino usato? Le calze sono come le impronte digitali, non ci sono due odori uguali. E io questo odore... l'ho già sentito. Questi indizi non ci servono se non scopriamo il nascondiglio di Peril. Avevo scordato l'incarto della barretta! Per mille Kevin Gum masticati. Ecco perché non l'avevo mai sentito. È stato fabbricato nel 1888. C'è un indirizzo qui. Cooks Candy Company. Presto, andiamo! Dobbiamo contattare Zed e Switch. Prova a casa. Va bene.
Ti risponde la segreteria telefonica di Sherlock Holmes. Sono sulle tracce del professor Perry. Se mi cercate, sono all'888 di Baker Street. Premi a tavoletta, socio. 888 Baker Street. È proprio questo l'indirizzo, ma qui non vedo nessuna fabbrica di dolciumi. Chissà, probabilmente si sarà ritirato dagli affari un centinaio di anni fa. Però qualcuno mangia ancora le sue barrette al cioccolato. Ho la sensazione che ci siamo quasi. Che botto. Forse quelle bolle di sapone contenevano un allucinogeno. Ci manca solo che saltino fuori le tartarughe ninja. Questa non è un'allucinazione, Zed. Questa deve essere la città sotterranea. Ricordo di aver letto qualcosa. Un terremoto agli inizi del Novecento ha inghiottito gran parte della città vecchia. Ehi, siamo in Baker Street! E là c'è la fabbrica di dolciumi. What? Guarda, un altro incarto di quella barretta al cioccolato. Bene, deve essere qui dentro. Le scarpette di diamanti sono finalmente mie! È stata più dura del previsto, ma alla fine ce l'ho fatta! Ta-ta-ta. È impossibile! Come avete fatto a scoprire il mio laboratorio? Non mi lamentare, mia cara Perry. Con l'incarto di una barretta al cioccolato, sì. Gustosa, eh? È tutta colpa tua! Samantha! Oh, come ha potuto diventare una complice di questo lestofante e spezzare il cuoricino del povero Daryl? Ma io non potrei mai, mai farlo! Sta dicendo la verità, dottor Swishak. Quella giovane è innocente. Io non capisco. Noi l'abbiamo vista rubare l'altra scarpetta. Ma lei non era lei, ma era Peril, perché lui è una lei! Mi stupisci davvero! Tanto di cappello, spiego. Avevo ragione! Avevo ragione! Peccato che non potrai raccontarlo in giro! Ma prima che vi faccia saltare, dimmi come hai capito che sono una donna? È stata la mia voce? No, ci ho alzati i piedi! Dunque ti ho sfilato un calzino al cimitero e l'odore di quel calzino era proprio uguale a quello della ragazza sulla ruota. Niente male, eh? Riconosco che sei stato un degno avversario, peccato tu abbia perso. Invece no, siete pari. E adesso cominciano i tempi supplementari. Ok, ragazzi, arrivederci all'inferno! Era un pelo. Oh, che pelo. Come avete fatto di bello a trovarci? Ti ricorda qualcosa questo? Presto, ragazzi, prendiamola! Noi pensiamo allo scagnozzo! E nessuno vuole pensare a me? Arrenditi, ormai sei in trappola! Oh, no, no! Bambino cattivo, se mangi troppo il cioccolato ti trasformerai in una barretta! Oh, no! Fermatelo! Fatemi scendere! Oh. Ce l'avevo detto! Non la vedo, Jones! Ma io vedo voi! Gioca a scarica barile! Ecco a voi il favoloso numero di Mahoney e Jones! Adesso tocca a me, Jones! Piaciuto lo spettacolo, signora? Non applaude nemmeno, che smorfiosa! Buon viaggio! Felicitazioni! Sembra proprio che abbiamo risolto il caso delle scarpette di diamanti. Zed, cosa stai facendo? Elementare, mio caro Squilchak, sono sulle tracce di un mostro. Ah, ho trovato la sua tana. L'ho trovato! Aiuto! No, no, il cappello! Gliene ho dato un sacco! No, la lente, no! Aiuto!